Da oggi pescherecci fermi anche nei porti abruzzesi per il fermo biologico che andrà avanti fino al 29 settembre e che interessa il tratto da San Benedetto del Tronto a Termoli. Alla gran parte della marineria però non piace la scelta di questa data che rappresenta, dice, una batosta non solo per gli armatori e i marittimi, anche per i ristoranti, le attività commerciali e tutto l'indotto che ruota attorno alla pesca. I marittimi dicono sì a un periodo di fermo per permettere alle specie ittiche di riprodursi e al mare di rigenerarsi, magari però coinvolgendo il periodo che va da fine agosto. Doriano Camplone, armatore e presidente dell'associazione Mimmo Grosso Pescara. Allora, dal punto di vista commerciale abbiamo enormi danni perché in questo periodo il mercato richiede parecchio pesce, vista la presenza enorme di turisti, e i prezzi erano raddoppiati, i prezzi del pesce erano raddoppiati all'ingrosso e quindi per noi era un beneficio pescare in questi giorni. Dal punto di vista scientifico, il fermo biologico si fa per limitare lo sforzo di pesca e assicurare la sopravvivenza degli stocchi ittici, ma dal punto di vista biologico questa è la modalità di attuazione del fermo, queste date non sono le migliori possibili, e ci sono alternative anche migliori e quindi non vediamo perché non... Invece di fermarci il 14 agosto, non ci hanno magari fatto iniziare il fermo a fine agosto e magari darci la possibilità di fornire i ristoranti in questo periodo di richiesta maggiore del pesce. Voi dite che bisognerebbe fare un fermo a livello regionale, perché? Sì, allora, questa la scelta del Ministero è frutto di un compromesso che cerca di accontentare tante richieste, tante istanze di diversi settori di mare. Abbiamo l'Alto Adriatico che ha delle esigenze, il Medio Adriatico ha altre esigenze e il Sud Adriatico ha altre esigenze. Quindi e i mercati locali interni hanno altre esigenze. Che succede? Che solo a livello regionale, magari di macro regioni tipo Medio Adriatico, si riesce veramente a gestire il fermo pesca in una modalità tale da ottenere maggiori risultati dal punto di vista biologico e minori danni dal punto di vista economico per le imprese. Chi ci guadagna e chi ci perde con questo fermo? Noi sicuramente, i dipendenti e le Ci imprese. perdete. Allora, noi sicuramente abbiamo avuto un danno economico perché in questo periodo si incassa di più. E sicuramente i dipendenti che vengono messi per 45 giorni in cassa integrazione straordinaria, questa è una cassa integrazione, è un indennizzo che arriva un anno dopo, quindi famiglie che rimangono senza reddito per 45 giorni. Adesso togliendo tutta dalla filiera, tutta la fetta del pesce fresco, ecco che chi aveva abbattuto il pesce nei periodi in cui il pesce non è richiesto, tipo ottobre, novembre, aveva comprato il pesce in grandi quantità a prezzi bassissimi, abbattuti negli impianti di congelamento, adesso possono tranquillamente immettere quel prodotto e fare dei grossi affari perché rivendono il pesce a prezzi diciamo enormemente più alti rispetto a quello d'acquisto.